Ciao, sono Natalia Fuchs e in questo video ti vorrei presentare i nostri semipermanenti colori che si chiamano Gella Color. Abbiamo in questa categoria Gella Color, ma anche Platinum Colors e anche diciamo gli olografici, i Cat Eye, quindi diversi tipi di colori. Questi colori sono estremamente pigmentati, sono ottimi nella stesura, quindi riescono a coprire già tranquillamente l'unghia con il primo strato. Hanno una consistenza tendenzialmente medio-alta, quindi sono molto cremosi e molto 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 facili da stendere. Infatti inizio a fartele vedere qualcheduno a caso, quindi ora eccole qua, partiamo da un numero, questo è il numero 11 per esempio. Ovviamente non sono tutti, ma te ne sto mostrando alcuni della linea. Eccoli qua, se tu guardi, la pigmentazione è davvero eccellente, quindi nella stesura sono davvero, davvero, davvero belli. Si possono tranquillamente utilizzare sia sulla ricostruzione che sulla copertura, ma anche sul trattamento semipermanente. Quindi sono adatti ad ogni tipo di trattamento. Anzi, io ti consiglio estremamente utilizzare questo tipo di colore rispetto a un classico color gel, perché sono molto più facili da stendere grazie a questo pennello sottile e comodo, comunque molto, diciamo, un pennello veramente adatto a una stesura davvero precisa del colore. Pigmentatissimi, quindi vorrei farteli vedere tutti, almeno tutti quelli che ho adesso a disposizione. Questo è il numero 005. Anche questo è un glitterato, quindi guarda che glitter folto, diciamo un glitter davvero brillante e molto 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 lucido, molto pigmentato, quindi con uno strato davvero già riesci a creare una brillantezza incredibile. Oppure, ad esempio, il 90, il 090, il 090. Se non mi sbaglio, perché li faccio io tendenzialmente, i colori sono colori che scelgo e testo personalmente. Quindi questo è un bellissimo bordeaux. Guarda, ti presento questo bordeaux, tra l'altro dei miei preferiti, lo adoro. Probabilmente farò le mie prossime unghie di questo colore perché è davvero eccezionale. Guarda la consistenza, è una consistenza molto cremosa e molto 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 pigmentata. Davvero già con la prima stesura riesce ad avere una coprenza totalmente intensa e pigmentata. Guarda, e sono davvero bellissimi. Il 188. Quindi io te ne apro un pochino, giusto questo ancora più scuro e tendenzialmente al fucsia. Vorrei fartele vedere tutti perché così tu riesci a capire che davvero la pigmentazione di ognuno di questi colori è veramente eccezionale. Tra l'altro presto creeremo, spero, un account su Instagram dove andremo a fare dei video per far vedere proprio tutta la linea dei colori perché sono davvero molto molto belli. Il 250 è un color nude semicoprente, quindi anche questo è di una consistenza molto bella, nude. Ma non è, ovviamente, non è coprente, ma è studiato apposta per creare appunto l'unghia effetto naturale. Poi abbiamo il 246, anche questo è un nude effetto beige, effetto magari un caffè, mettiamola così, caffè latte, ha anche un colore molto molto bello. Ecco qua, davvero creano una stesura, una colorazione davvero eccellente.
Sono davvero di altissima, altissima qualità. 007, lo vediamo, eccolo qua, guarda, questo 007 è micro glitterato, ha davvero una coprenza eccezionale, lo vedi già dal pennello, quindi sono davvero facili, facili da stendere, quindi se fai le unghie e ti piace, diciamo, avere dei colori davvero di alta qualità, io ti invito ad utilizzare questi perché sono davvero, davvero eccezionali. Abbiamo tantissime colorazioni, tantissime tonalità e poi ogni nuova stagione comunque ne facciamo dei nuovi, quindi troverai sul nostro sito sempre novità aggiornate, quindi una categoria, una linea di colori nuovi. Il 39. Il 39 è stato uno dei colori più venduti in questa stagione, te lo faccio vedere, eccolo qua, molto 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 bello, un colore che si usa tantissimo tra l'altro quest'anno, è davvero un colore fashion moda, molto molto bello, e vedi quanto è coprente, quanto è cremoso. Io ogni volta che stendo questi colori sulle unghie è proprio un piacere perché innanzitutto riesci ad arrivare praticamente molto vicino alle cuticole perché il colore non ti cola, non si scioglie, non cammina, diciamo, ma sta molto fermo grazie alla sua consistenza così cremosa e poi è davvero 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 tanto pigmentato. Centosettantacinque è un verdone, anche questo guarda che meraviglia di colore, è un bel verde scuro, adatto tra l'altro anche in questa stagione, davvero molto molto bello come consistenza e io che li ho testati praticamente tutti, li ho usati tutti prima di metterli, diciamo, sul mercato. E davvero non ce ne sono colori che non si stendono bene. Questi qui sono davvero una nuova formulazione eccezionale, pigmentatissima. Definirei proprio molto molto pigmentata. Il 172 è un marrone, marrone cioccolato, anche questo è un colore che piace tantissimo, va tantissimo. E anche lui ha la stessa tipologia di consistenza. Il 108, 108 è un nero, nero assoluto. Anche lui è molto nero, è molto molto pigmentato. Vedi quanto è pigmentato, proprio si vede che la consistenza è eccezionale. Dal video si vede ancora di più che nelle foto, ecco perché noi abbiamo deciso di fartele vedere proprio bene nel video, perché nel video riesci proprio a vedere la pigmentazione di questi colori. Successivamente abbiamo anche la linea Platinum. La linea Platinum è davvero eccezionale, nel senso che sono colori glitterati molto molto luminosi. Ecco, te li apro così riesci a vederle. Guarda, ma soprattutto la stesura, la coprenza di questi glitter è veramente eccezionale. Pensa che alcuni di questi, anzi tutti, li utilizzo spesso anche nelle mie nail art, quindi li uso proprio anche per disegnare perché hanno una coprenza tale che puoi davvero utilizzarli per qualsiasi cosa. Anche se sei di fretta, stai lavorando e stai in ritardo, magari con successivo appuntamento, in pochi secondi riesci a creare una French o una sfumatura sulla punta con questi glitter senza neanche lasciare lo spessore o il rilievo dei brillantini perché non lasciano alcuno spessore e riuscirai tra l'altro a coprirli tranquillamente anche utilizzando un lucido molto fluido, perché proprio sti glitter qui, oltre ad essere pigmentati, sono sottilissimi e rimangono senza lasciare alcun tipo di rilievo.
Ti faccio vedere anche alcune delle altre colorazioni. Questo era l'argentato, il 01. Questo è l'oro, quindi adesso sarà molto utilizzato in questa stagione natalizia. Dorato, molto bello. Ecco qua, un oro davvero eccezionale, anche una bellissima tonalità di oro. Non è un oro, diciamo, troppo giallo o troppo bianco, è proprio un oro dorato, ma una bella tonalità calda di oro, molto molto bella. La consistenza è la stessa. Poi abbiamo il numero 13. Il numero 13 è un rosa. Guarda un pochino questo rosa, quanto è bello. È veramente un rosa glitter pigmentatissimo. Non c'è stata una cliente alla quale non è piaciuto questo tipo di colore. E poi a te, Onicotecnica, sarà proprio un piacere stenderli, perché già con una sola passata sottile riuscirai a dare un effetto luminosissimo alle unghie. Successivamente abbiamo anche gli olografici, anche questi sono molto belli, danno un effetto molto particolare, soprattutto alla luce del sole, tendono a creare questi riflessi olografici. Ecco, vedi qua con la luce si vedono, questo è un verdone, ma stesi sull'unghia sono ancora più belli, soprattutto al sole, perché proprio li vedi brillare con dei piccoli brillantini olografici. Il verdone, che è il 04. Poi abbiamo il numero 11, che è tendente al rosa, un rosa tra l'altro molto tranquillo, quindi un rosa quasi antico, molto molto bello anche questo, è piaciuto tantissimo, quindi noi è stato uno dei colori molto venduti. E poi ce ne sono anche altre tonalità che troverai sul nostro sito. Inoltre abbiamo la linea Eketai, quindi la classica linea Eketai che utilizzeresti con la calamita. Quindi fai la prima stesura di prodotto sottile, la polimerizzi in lampada, e la seconda stesura, prima di polimerizzare, devi avvicinare una calamita che attirerà le particelle metalliche e quindi viene un effetto della riga, della striatura più chiara. E anche questo lo abbiamo in diverse tonalità. Questo, ad esempio, è un grigio scuro, molto scuro, e quindi creerà una riga più chiara al centro, e poi invece tutto il resto sarà un grigio molto scuro. Il 26 è un Cat Eye blu, molto molto bello, questo l'abbiamo utilizzato tantissimo, lo consiglio molto per Natale, ad esempio, per chi piace, ad esempio, invece di fare il classico rosso, ma ad esempio un blu molto molto particolare. E poi abbiamo la linea dei 5D Eketai. 5D Eketai sono colori molto particolari, nel senso che non sono classici Eketai, ma 5D Eketai devono essere applicati sulla base scura. Quindi mettiamo primo strato di una qualsiasi base scura, che può essere un nero, un rouge noir scuro, un viola scuro, un marrone scuro, e poi applichiamo uno strato sottile di 5D Eketai, ad esempio questo è tendente al viola, e ci passiamo sopra la calamita. In base a come la passiamo sopra, creerà dei riflessi diversi, molto molto particolari. Tra l'altro sul nostro Instagram potrai vedere dei video, perché li abbiamo pubblicati anche stesi, quindi potrai vedere come sono veramente molto molto belli. Sono colori che vanno in inverno soprattutto, perché siccome si applicano sulla base piuttosto scura, creano questi riflessi molto 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 particolari. Questo, ad esempio, invece è un altro numero, un altro sempre la stessa tipologia, ma è un viola,
un viola, eccolo qua, e anche lui può essere applicato ad esempio su una base di viola scuro e sopra, diciamo, con la calamita si possono creare diversi riflessi. Anche questi sono molto pigmentati e hanno delle particelle davvero, davvero luminosi. Quindi ti invito a provarli, è una linea di colori davvero davvero eccezionale, ad altissima pigmentazione, non grinziscono in lampada, quindi polimerizzano molto velocemente, non si ritirano, quindi fanno davvero un'ottima copertura dell'unghia e facilitano tantissimo il lavoro, quindi provali e vedrai che sarai soddisfatta. Vorrei farti vedere proprio anche dal vivo la stesura e la consistenza di questi eccezionali smalti semipermanenti. Quindi giudicherai tu stessa la loro consistenza e pigmentazione. Quindi ecco qui, guarda, applicandoli su una tip anche trasparente, abbiamo una consistenza davvero eccezionale con una prima stesura. Ecco qua, vedi come sono uniformi e come sono belli nella loro stesura, luminosi. Sono davvero colori eccezionali con un pigmento molto 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 di qualità. E ne faccio vedere qualchedun altro a caso. Il 39, che è uno dei miei preferiti, giudica tu stessa la stesura e la consistenza del colore, quindi guarda come sono pigmentati. Non avrai nessuna difficoltà nello stenderli. Guarda come bello il colore steso, che sarà proprio un piacere per te davvero utilizzarlo. E il verdone, che tra l'altro è uno dei colori che va tantissimo, un verde scuro, molto 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 bello. Anche questo, guarda bene la pigmentazione del prodotto, è veramente un prodotto pigmentatissimo. Con poche passate, veramente steso anche sottilissimo, riusciamo ad avere questo tipo di coprenza. Credimi, non è così, non è una cosa così semplice trovare una coprenza e una stesura così omogenea e pigmentata. Vorrei farti vedere anche i Platinum Colors, che sono veramente belli, e sarà anche questo, anche questi sarà proprio un piacere stenderli. Ad esempio, questo è l'argento, te lo consiglio ora per Natale. Guarda con quanta facilità, con che facilità si stende, e soprattutto guarda quanto rimane luminoso, cioè è davvero un glitter eccezionale. Soprattutto potrai applicarlo sia sul gel che sul semipermanente, non avrai nessuna difficoltà nel coprire questi brillantini perché non lasceranno nessun rilievo. Ecco, vedi, ho già creato la collezione natalizia, verdone rosso, è proprio pronta per le feste. Ti faccio vedere anche un altro glitter, questo è un rosa, anche questo molto molto bello, ma tutti quanti, qualsiasi colore tu comprerai, vedrai che avrai questo tipo di qualità e coprenza. Ecco qui, guarda con che facilità, l'ho steso praticamente in 3 secondi, e guarda come, quanto è luminoso, nel senso che è davvero 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 tanto brillante. Questo è tutto, così ti ho illustrato sia la spiegazione che anche ti ho fatto vedere la stesura di questi colori, e starà a te decidere che colorazioni scegliere. Ti ringrazio e ti aspetto sul nostro sito, così da vedere tutti gli altri video e effettuare le tue scelte e i tuoi acquisti. Ciao e ci vediamo a presto.